sono Joe. Io sono Vic. E questo è Coraggi Venusti. Ciao a tutti ragazzi. Benvenuti alla 17ª puntata di Coraggi Venusti. Allora, stiamo girando questo video di nuovo in camera mia. Sì, di nuovo in camera di Vix, perché vogliamo informarvi di quello che è accaduto in questi giorni. Vi siamo mancati tantissimo, sì, noi sì, sappiamo sì, nell'intimo. Sì. Allora, oddio, se sì, gli siamo mancati nell'intimo, non lo so, però gli siamo mancati. Non cadiamo nel trash. No, ieri io ho fatto il mio primo esame della specialistica. Ho aperto con un bel 30, quindi dopo tanti sacrifici, sudore e sangue. Che c'è? Che c'è? No, continuo. E questa è una notizia, vabbè, non del tutto rilevante perché ce n'è un'altra. La nostra qui presente, cara Vix, cara dolce, piccola, tenera Vix, ha messo a disposizione la sua macchina fotografica per girare questo video. Nessuna novità, se non fosse che la macchina fotografica in questione è una reflex, una Canon 600D, e io... Un popò di fotografia. Un popò di fotografia. Ha detto popò! Ha detto popò! Che film era? Era Scoperto. Ha detto popò! Va bene. Come sei procurata questa macchina fotografica? Perché un bel giorno... Mi sono laureata. 29 gennaio di quest'anno. Mi sono laureata. In scienze tecniche psicologiche per la persona e la comunità. Ho studiato. Ho imparato tutto. Esatto. Dato che... Mentre la mia specialistica si chiama... Comunicazione pubblica istituzionale e d'impresa. Wow, hai studiato anche tu, bravo. Ok, va bene. Pubblicazione comunicativa delle varie cose. E, per non escludervi da questo evento di gioia e gaudio, abbiamo deciso di girare un piccolo documentario su ciò che abbiamo. Faremo un montaggio con tanti spezzoni di video. E quindi ve lo beccate adesso. Ciao! Ciao! Ciao ragazzi! Ci troviamo a Caserta! A Furia! Precisamente... Vai! Decisamente al centro Campania, che è uno dei più grandi centri commerciali di tutta Europa. Spero che si senta, perché se non si sente non abbiamo risolto niente. C'è troppo distorsione, c'è troppo casino qui dentro. Magari spieghiamo i sottotitoli, ci mettiamo in Magari parliamo cosa. Così! No, magari no. Ci prendono per fogli. C'è un tizio che sta affettando il polpo. Sì. E anche la carne. È un video in realtà. Non lo sta facendo... Ah no, non è carne, è pesce spada. Comunque oggi è lunedì 28, 28 gennaio 2013. Siamo in Campania per un motivo ben preciso. Perché la nostra cara Vix, che sembra scema, che sembra scema, domani si piglia il famoso pezzo di carta perché si laurea precisamente in psicologia. Cos'altro sarei potuta essere dottoressa, secondo te? Ah sì, a te psicologia? Scienze e tecniche psicologiche per la persona e la famiglia. Ecco. Az. Beh, vabbè. Quindi... Una cosa molto breve, perché dobbiamo mettere altri 800 video dopo. Sì. Magari dopo, appena arriviamo al bed and breakfast, facciamo una cosa tipo Claudio Di Biagio e facciamo vedere la nostra stanza. Sì, poi dopo possiamo fare... specie di montaggio come l'altra volta, tanti spezzoni, poi vediamo tutto. Quindi va bene, dai. Qui il posto è abbastanza affollato, noi abbiamo già mangiato un po' di schifezze, cheeseburger, insomma, niente di particolare. Quanto stai euforica, nostra bambina qui. Ci sentiamo più tardi allora, dai. Ok? Benissimo, stai riprendendo? Sì, sto okay. Riprendendo. Siamo in macchina di Bender e stiamo andando a fare un giro. Sì, praticamente abbiamo passato la serata in pizzeria. Oh. Anzi, siamo prima
Ok, faccio. Ripeto. Sì, il mal di testa. Sì, abbiamo visto un film che è Pazzi di te. Pazzi di me. Sì. Sempre al Campania. Sì, perché certo c'è anche Campania. Il cinema al Campania. Dopodiché siamo andati al bed and breakfast. Abbiamo preso la stanza, non abbiamo avuto tempo di fare il tour. Abbiamo lasciato. Lo faremo a ritorno. Se è possibile. Abbiamo. Non mi accendo adesso. Lasciato. Ecco. Che è successo? Stavo riprendendo. Ciao mamma! Non fumo! Abbiamo lasciato. Madonna! I bagagli. E poi siamo diretti in pizzeria. In questo momento siamo in compagnia di Erika, che è la cugina di Vix. Saluta Erika. Sì, ciao. Non si è pensata. E si sta bene. Che contento. Che oh mio Dio, la morte. Adesso andiamo a farci un giro e poi basta. Qui torniamo al bed and breakfast e tutti a letto. Perché andiamo domani, a dormire. Domani è il grande giorno. Chi si laurea domani? Tanta gente, sì, no. Beh, vabbè, ciao. Ciao. Merci. Valeria Petruzzelli. Sara Romito. Flavia San. Seduzione, tutti e due a spendere la merce più invitante sul bancone, sguardi sfuggevoli, pose svenevoli, fughe in avanti e misti convenevoli, siamo animali sensibili all'odore, noi siamo umani in cerca dell'amore, tu hai capito che cos'è che io cercavo, qualcuno che ogni attimo mi dicesse brava, tu mi hai attratto ed io mi sono innamorata, è come un 747 sono decollata, sorretta dal tuo sguardo come vento sulle ali, e verso il sole qualche cosa mi diceva sali o sali. Ok, siamo alla mia laurea, cioè io mi sono laureata stamattina. Se l'hai detto stamattina è questa qua. No, non lo diciamo. 110 e 2. 110 e 2. Sono ancora cerimonia, la più breve alla quale abbia mai assistito. Iniziata alle 12, finita alle 12:15. Cioè, assurda. Perché hanno chiamato prima. Hanno chiamato prima ogni candidato per farmi firmare, che cos'era? Non lo so, mi hanno fatto firmare un foglio. Una cambiale, questa. Dopodiché, dopo che ogni candidato ha firmato, la presidente di commissione ha detto: adesso dichiaro dottori Tizio, Gaio e Sempronio, cioè finita la. Nomi e voti, ed è finita così. Vabbè, pazienza, però è stato molto bello ed emozionante. Questa è quando è andata a firmare. Anche solo quello. Io mi sono emozionato. L'unico handicap di questo coso sono queste cose, cioè di questo evento. Male del mondo. Dopo la cerimonia siamo andati a prendere il fresco. Nei pressi della. Il Pugliese, si chiama il Pugliese. I Pugliese. Quindi se state a Caserta andateci perché è un bel posto. Va. Dopodiché siamo avviati verso le tre. Siamo ripartiti per tornare a casa intorno alle 4.
adesso siamo qui, siamo a Rumigliano. Non credo che faremo un altro video dopo di questo, però se lo facciamo io sarò sicuramente molto più sfatta di come sto adesso. Quindi, yuhu! E stasera c'è Piero Barlami, c'è karaoke, c'è Roberto Calanto che ci fa compagnia, yuhu! Non eravamo stupidi vederlo soltanto al karaoke. Sì. E quindi abbiamo anche dopo invitato. E poi ci sarà il DJ che dobbiamo andare a salutare. Chiudi. Ok, ciao. Ciao. Ok, niente, quindi vi siete gustati questo bellissimo documentario sulle nostre giornate in quel di Caserta. In merito a un esemplare di nome Valeria. Sì. C'era anche uno speciale sui rinoceronti, però Caserta non ne abbiamo trovati, quindi abbiamo deciso di mandarlo la prossima volta. Speriamo che abbiate capito bene le dinamiche, insomma. Sì, il mio quarto d'ora di popolarità l'ho avuto, no, come diceva Nicola. A Caserta, poi il 29 mattina la seduta, il 29 sera la festa qui a... No, non qui a Comersano, a Rutigliano. Però, ok. Vabbè, in ogni caso, abbiamo avuto l'onore e il piacere di... vedere pubblicato un commento da niente popò di meno che, ho detto popò un'altra volta, ho detto popò, da Claudio Di Biagio, di Non aprire questo tubo. Ci fa tanto tanto piacere, perché lo spezzone che voi avete visto durante il video della stanza è un tributo al bello de mamma che ha fatto lui quando è stato a New York. Quindi ce l'abbiamo anche. Scusate, gliel'abbiamo pubblicato come video di risposta, ci ha preso risposta, per pazzi, però ci ha preso benissimo scioccati, così. Sì. Va benissimo così. Fieri di esserlo. E, no, è stata una cosa, cioè è il primo commento che riceviamo sul canale, quindi cominciare con un commento del genere ci ha rincuorato molto, beh, sì, devo dire. E chiaramente quando nomini Claudio Di Biagio le visualizzazioni improvvisamente lievitano. Quindi adesso nomineremo Wilbush, nomineremo, sì, Cane Secco, nomineremo i Daniele Daselmatter, i Pantellas, chi altro, qualcuno di famosissimo, tipo, che ne so, mettiamo tipo le fighe che uno va a cercare la cosa, tipo Megan Fox, tipo così. Io voglio citare anche Andrea Galeazzi di Telefonio.net, fa delle video recensioni. Sono un bicio. Va bene. Io Toby, poi chi altro? Non so chi altro c'è, tutti quelli che fanno gli youtuber, tutti quelli che voi andate a cercare a fare la nostra faccia. Saremo noi, sì. Sì. E anche la tua faccia. Quindi. Finché non avrete le palle piene di noi due. Penso che siamo a buon punto comunque. E, niente, quindi. Vi ringraziamo come non mai per le visite e le visualizzazioni. Vi invitiamo a vedere anche gli altri video del nostro canale, tipo il karaoke, oppure gli spot che stiamo montando per dei progetti con l'associazione. Magari oppure... ne parleremo in altri, sì, video. Sì. Magari con calma. I bloopers, perché quelle sono le cose più divertenti. Quindi vi auguriamo semplicemente buona continuazione. Ci vediamo al prossimo video. Ok. Ciao ciao.